Sì, grazie Presidente. Questo più che altro per dire che nella Commissione Turismo noi abbiamo dato parere contrario. Come diceva giustamente la consigliera Grancio, la proposta di delibera è soprattutto di indirizzo politico, quindi è normale e chiaro che se l'iter burocratico-amministrativo sia corretto, i dipartimenti giustamente danno il parere favorevole. Rimane il fatto che però la tassa di soggiorno non è vincolata, ma per quello che riguarda, quindi non è una tassa di scopo ed è quindi a entrata di libera spesa e quindi a destinazione non vincolata. Di conseguenza è strumento di garanzia ed equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria della nostra amministrazione e come quindi afferma giustamente la Ragioneria Generale, non si possono quantificare le ripercussioni economico-finanziarie e quindi ha giustamente dato parere negativo, cioè la Ragioneria Generale è contraria, in quanto, ripeto, non sono quantificabili le ripercussioni economico-finanziarie. Detto questo, come dicevo prima, noi già nei 3 anni, 3-4 anni, diciamo, di andamento della Commissione abbiamo dato l'indirizzo politico e quindi questa maggioranza lo ha già espresso in tutti i lavori che ha fatto. Non ultimo, l'abbiamo espresso anche con la mozione che citava prima la consigliera, del 25 luglio 2019, approvata all'unanimità, dove abbiamo già dato quindi un indirizzo di destinazione di una parte del contributo di soggiorno, visto che già tutto quanto va nei servizi e quindi anche nel decoro urbano, e abbiamo impegnato la Sindaca e la Giunta a destinare l'intero ammontare degli introiti del contributo di soggiorno derivanti dai servizi turistici resi dalle piattaforme telematiche in attività di promozione turistica della città di Roma, quindi lo abbiamo già fatto. Destinare i maggiori introiti del contributo di soggiorno eccedenti la copertura dei servizi essenziali e quindi rispettando l'equilibrio di bilancio derivanti dalla lotta all'evasione in attività di promozione e valorizzazione turistica, compreso l'adeguamento degli spazi pubblici turistici alla normativa nazionale che regolamenta l'accessibilità dei disabili sensoriali. Quindi, per questa serie di motivi che ho ovviamente sintetizzato, visto che poi sono stati ampiamente ben spiegati nelle varie commissioni, noi daremo parere negativo. Grazie.